La settima giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone che celebriamo l'8 febbraio 2021 nella memoria liturgica di Santa Bachita ci propone di riflettere e di approfondire il tema e le connessioni dell'economia nel mondo contemporaneo e la tratta di persone. Vogliamo un'economia che non sia sostenuta dalla tratta, dall'illegalità e dallo sfruttamento. Vogliamo un'economia che invece promuova la vita e la dignità di ogni persona, un lavoro dignitoso per tutte e per tutti. La tratta di persone c'è perché mobilita una quantità di soldi importante, garantendo dei guadagni facili a tutti, a coloro che trafficano, a coloro che sono in tutta la catena, fino allo sfruttamento e ai clienti. In qualche modo ci guadagniamo un po' tutti dalla tratta, procurando dei beni e dei servizi a basso costo. Noi diciamo di no a tutto questo, diciamo di no a tutto quello che distrugge la vita. Tra le disuguaglianze più importanti che stiamo vivendo, anche quelle causate dal Covid e accentuate dal Covid, c'è proprio la disuguaglianza economica. La tratta è un segno che ci aiuta a guardare in faccia questo dramma e umilmente a metterci insieme per pregare e riflettere, per trovare alternative insieme a tanti altri. Uniamoci in questa giornata mondiale per pregare e agire insieme.